Hello Cherries, benvenuti bentornati sul mio canale, io sono Sakuri e questo qui è l'ultimo video del nostro 2022. Come da tradizione, l'ultimo video dell'anno sarà una raccolta dei miei momenti più trash e più ignoranti di quest'anno, bloopers, errori, cose simpatiche. Cose divertenti, ecco, per chiudere l'anno in bellezza facendoci due risate. Prima di proseguire, due considerazioni al volo su questo 2022 che abbiamo passato insieme, per vostra sfortuna, mi dispiace. Allora, quest'anno per me è stato pazzo, pazzo, successo di tutto. Dopo 2 anni di pandemia è stato veramente intenso, ho fatto qualsiasi cosa, ho finito l'università, ho dato 10.000 esami, mi sono iscritta a un'altra università, mi sono sposata nel mezzo e in tutto ciò c'è stato anche il trasloco, cioè una cosa veramente pazza. Sono soddisfatta però, insomma, è stato un anno intenso, bello pieno, è volato, non mi sono neanche accorta che sia iniziato, trascorso e finito, è successo tutto così, in un battito di ciglia. Però bello, bello, mi piace quando succedono tante cose, insomma, io mi annoio se le cose sono sempre uguali, quindi devo dire che per me è stato tutto sommato stressante, ma positivo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi va, come è stato il vostro 2022, se avete voglia di condividere qualche cosa di carino, di interessante, di bello che vi è successo. E niente, direi che faccio partire una carrellata dei miei momenti più stupidi. Ah, l'acqua della mia doccia è a 80 gradi, ma direi che è perfetto. Io la faccio tiepida di solito, però va bene anche così. Cioè, non io letteralmente, a dieta pazza, vado a letto senza cena, io non mi riconosco più. Quando abbiamo cercato di fargli pagare la multa che abbiamo preso a Edimburgo. Sì, perché praticamente è successo che eravamo andati a prenderlo, eravamo in macchina con Tony. No, non eravamo partiti a prenderlo in aeroporto, scusa. In centro ci eravamo fermati perché avevamo da aspettare lui un po' di ore. Eravamo andati a visitare delle cose e non ci siamo accorti che dovevamo pagare il parcheggio dove avevamo parcheggiato. Quindi praticamente è successo che abbiamo preso 30 sterline forse di multa. E quando siamo andati a prenderlo in aeroporto, per entrare in aeroporto erano 7 sterline qualcosa, quindi noi abbiamo fatto tipo una sorta di proposta, un pacco alla cieca, lui poteva scegliere se pagare il parcheggio dell'aeroporto oppure se prendere il pacco sorpresa e poteva o vincere qualcosa o magari dover pagare uguale o di più o di meno, non lo so. E lui non ha accettato! Non ha accettato il pacco sorpresa che erano 30 sterline! Io lo dico, non giudicateci, però abbiamo trovato questa. Oddio, perché è diventato tutto buio? Non si vive di solo amore, ma anche di cioccolato. E oh Madonna, quasi gli sfondavo il tavolo, ma poi fare i tavoli di vetro. Ah, un altro sapone per le mani con. Basta, la luminosità. Da grano, perché ormai abbiamo decretato che è la migliore pizza a Trondheim. Quali sono le qualifiche, i titoli di studio, gli attestati, i documenti che mi vengono richiesti, non so se sentite grandinare, porca miseria. Sì, perché sto parlando così veloce? Mi sto mettendo ansia da sola, scusate. Sembro Barbara D'Urso. Si posso. Niente, è inutile, è così. Sono riuscita a fare un po' di foto in modo che si vedesse quello che si doveva vedere senza i. Madonna, che luce! Senza i. Non i paramenti, come si chiamano? Senza i ponteggi. Questo alone luminoso dietro di me non si elimina manco con la ring light, non so cosa fare. Ho la tenda chiusa, due strati. Fate voi. Si è deciso durante il concilio di Nicea del 325, e a questo punto vorrei capire cosa si erano fumati quelli del concilio di Nicea del 325, che la Pasqua deve cadere la prima domenica dopo la prima luna piena, dopo l'equinozio di primavera. Quest'anno, in Italia così come in Norvegia, è caduta il 17 di aprile. Spero non si sia fatta male. Ma perché io devo sembrare sempre Jinx? Devo cominciare a pettinarmi in un modo diverso. Cioè, tu come puoi sciogliere un muco se già hai la consistenza di muco tu stesso?
Vado a bere. Ho messo il cappuccio, sembro una pazza adesso. Ci sono due cose che rendono la colazione di stamattina epica. Sono in tinta con lo sfondo! No, adoro. Io so che sono una brutta persona, cioè questa cosa non smette di farmi ridere. A distanza di anni. C'è la sta macchina con le ciglia così. Perché non si torna indietro con l'età, ragazzi. Si va solo avanti, ho scoperto. Mi sono appena fatta fregare dagli sciottini dello Scandic. Ho preso un bicchierino così, c'è un liquido trasparente dentro, sarà qualcosa allo zenzero di solito. L'ho buttato giù tutto in una volta, era olio di fegato di merluzzo, qualche schifezza del genere. Sono sopraffatta dalle possibilità di questo buffet. Spaziale. Pagina in cui lanci queste perle, vestito magari con una bella. Lo faccio lo faccio. Tra l'altro non io davanti al ventilatore che flexo i capelli che volano. Io, vabbè, mi pettino, però poi finisco sempre conciata tipo una bambina dell'asilo che gioca a pazza rotolandosi per terra. Non lo so come faccio. Voi vedete la mia faccia, ma io sto vedendo il mio salotto, pieno delle robe del trasloco. Vabbè, comunque. Sto tentando di salvarmi la vita scendendo da questo scivolo. No, non così. Sono in salvo. Penso di non essermi mai vestita peggio di così. È un outfit che grida un po' Gigi Hadid su un volo intercontinentale. Sì, però sembro più come se Gigi Hadid avesse avuto una figlia con un prosciutto. È molto squilibrata e sbilanciata rispetto, ma voi siete dritti, no? Perché siamo tutti storti. Siamo più storti di prima. Ok. Vorrei potervi dire che ho gli occhi lucidi perché mi sono emozionata pensando al mio matrimonio. In realtà mi è appena venuto un attacco di tosse pazza e stavo schiattando. Ops, che figura, non ero mai venuta questa statua, a mia discolpa. Questo signore è niente po' di meno che re Haakon VII. Non sapevo, pardon. Molto affascinante comunque, se posso permettermi. Tutto qui, questo è un po' un riassunto, una collezione di tutti i miei momenti di maggiore ignoranza per questo 2022. Temo che ce ne saranno altrettanti per il 2023, quindi vedremo col video dei bloopers. Ci vediamo alla fine dell'anno prossimo e con questa luce tremenda io vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio per questo 2022 passato insieme, spero che continuerete a seguirmi anche nel 2023. Adesso vi lascio i vostri festeggiamenti, anche io vado a festeggiare. Mi raccomando, divertitevi stasera responsabilmente, però non fate niente che io non farei, che lascia ampio spazio, diciamo, a quello che potete fare. E niente, divertitevi, un bacione, alla prossima. Adebra, buon anno!